Eccoci, qui siamo in un altro punto della fortezza di Alatri, un altro punto dove c'è quello strano fenomeno della compenetrazione fra i macigni che sono stati incastrati. Qui si vede bene che c'è un triangolo, questo, che è stato incastrato fra questa pietra e questa superiore. Perché dico questo? Perché qui si vede molto bene che in questo punto qui c'è un piano. La pietra, questa pietra qui inferiore è stata lavorata lungo questo piano e si vede che questo piano prosegue anche all'interno e poi c'è stata incastrata questa pietra bianca, che si vede che è diversa anche per la qualità diversa, perché è più bianca. Questa di sotto sembra grigia. Bene. Se andiamo a controllare, vediamo che in questo punto la pietra è fusa completamente con quella di sotto, anche con il per 10 non si riesce a vedere nessun genere di intersezione. Più avanti c'è lo stesso fenomeno in questo punto, però in questo punto qui sembra che ci sia una degenerazione della pietra in sali, la pietra è gessosa e quindi lì diciamo è una pseudofusione. Ma in questo caso non c'è una pseudofusione, ma una vera fusione, perché come si vede di nuovo con il per 10 non si riesce a vedere una linea di giunzione in nessun modo, nemmeno piccolissima, come quella che si vede vicino in questo punto. Qui si vede una per quanto sottile linea di demarcazione, sottile e un po' contorta, ma qui non si vede assolutamente nulla. E ripeto, stiamo usando il per 10.